Ecco, qui siamo all'interno dell'orto botanico e dell'iguanario. Ma vedete, sembra tutto perfetto, tutto in ordine. A parte che molto è dovuto alle mie 3 settimane di lavoro, in quanto in queste 3 settimane, oltre a occuparmi degli iguana, mi sono occupato anche di ripulire buona parte di questa zona. E ripulendo ero arrivato praticamente qua, che questa è una collina di rifiuti praticamente. Questa è una collina completamente piena fino a 50 centimetri di profondità di rifiuti. So per certo perché ci ho scavato per settimane. E questa è la situazione di come l'associazione, nonostante i messaggi che mette all'ingresso, poi si dà da fare per la natura. Io avevo trovato anche il contatto per far portare via le bottiglie di vetro, che qua vengono consumate in numero importante. Ripeto, mi faccio i complimenti da solo perché da come era 3 settimane fa, oggi la situazione sembra molto più in ordine. Cosa è successo? Mi sono fermato nel lavorare, nel fare questo lavoro, perché dopo le prime, diciamo, i primi segni positivi che sembrava che anche la popolazione si desse da fare e portasse la spazzatura, la facesse ritirare da questo servizio che dovrebbe essere gratuito ma che poi non passa. Ecco, vedete, pannolini, i bambini, scatole di tonno e quant'altro. Cosa è successo? È successo che la roba che tiravo su da qua, 2 giorni fa, ho con mia sorpresa non positiva, qua vedete intanto la raccolta di bottiglie e quant'altro, e ecco la fine che gli veniva fatta fare alla roba che tiravo su, per cui veniva semplicemente spostata di 30 metri, messa qua, che è una zona più riparata e tranquilla, dove sotto foglie eccetera 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 c'è il ricovero della monnezza. Viene buttata da lì, da qua sopra. Ecco, lì vedete, plastica, fra l'altro c'è uno schermo di un televisore che avevo appena tirato su, con dentro materiali tossici e nocivi per la salute. E loro poi, ovviamente, i locali che vivono qua mangiano i frutti di queste piante che sono praticamente intossicate da plastica e da tutti i rifiuti solidi possibili e immaginabili. Vabbè, vi saluto dalla collina dei rifiuti, stavo volendo, un saluto a tutti.